Chissà perché le chiamano miniere di Mirtil. Non vedo mirtilli. Sarebbe Mithril. Ah, grande. Che diavolo ci fate qui voi Turks? Le domande le facciamo noi. Già, per esempio, come lo prendete il caffè? Elena! Che c'è? Non devo portare il caffè a tutti? Quando eri una stagista, ora sei una Turk. Oh, ma allora è lei la sostituta di Rino. Scommetto che lui è ancora in ospedale a vomitare il testicolo che gli è rimasto. L'operazione sarà domani. Elena, sta zitta! Accidenti, che tipo scorbutico. Scorbutico? Io piuttosto direi... rude. Ti prego, falla finita. Mi permetto di dissentire. Quella battuta è davvero esilarante. Consentitemi di esprimere il mio apprezzamento per un tale sfoggio di sagacia mediante l'atto della risata. Ma... La risata è conclusa. Salve, signor capo dei Turks! La pronuncia corretta è Turks, se non erro. E comunque la R non va pronunciata. Airit, non fare la carina con Seng. Ti arrabbia, ricordi? Beh, a me non piace essere rude. Meglio che essere Rino al momento. Bene, allora il suo testicolo è partito qui, dopo è andato qui, qui, si è fatto un giretto qui, e poi è finito qui. Ah, e l'altro invece? Ah, è andato. Orsù, miei Turks, procediamo con la nostra missione. Signor Sì! Secondo lei, Sephiroth, come lo prende il caffè? Fermi! State dando la caccia a Sephiroth! Sephiroth? Chi è Sephiroth? Sparpagliarsi! Ma come faranno quelli ad essere sempre un passo davanti a noi? Strada sbagliata, Elena! Ho sbagliato strada! Mi state dicendo che vi hanno offerto del caffè? E voi l'avete rifiutato? Ma erano i Turks! Sì, ma era pur sempre caffè! Allora, qualche aggiornamento su Red? Sento tutti gli odori del cosmo! No, è ancora sballatissimo. Ah, che bello! Non abbiamo una pista, i Turks sono in vantaggio e Red è troppo fatto per guidarci! Ti prego, universo, dacci altri grattacapi! Attacco a sorpresa! Sciocchi! Avete di fronte la grande ninja Yu! Questo è un attacco a sorpresa! Ehi, ma quello era un colpo basso, sorella! Ti ho fatto il favore di darti una lezione! Ve la do io la lezione! Shuriken! Ma che fai? Vi lancio degli shuriken invisibili! Shuriken non ci sono! Wow, sagaci e pugnaci! Niente male! Io sono Yuffie, molto piacere! Yo, minigonna, devi assolutamente insegnarmi a tirare pugni così! No! Avanti, Tifa, insegnale il coito di delfino! Colpo di delfino! OMG! Ma è un nome super fico! L'hai sentita, Tifa? È un nome super fico! Wow, ragazzi, siete troppo cool! Molto più cool di quegli elegantoni che ho seguito prima! Vuoi dire i Turks? Sì, i Tons! Volevo fargli un attacco a sorpresa, ma la luce riflessa dalla zucca del pelato mi ha abbagliata e così... BAM! Mi hanno messa KO! Che rottura di scatole! Pensate che mi va così tutte le volte? Hai urlato attacco a sorpresa? Certo, come sempre! Sì, magari... magari evita in futuro... Wow! Ma è un'idea grandiosa! Hai avuto un vero e proprio colpo di genio, sai? Un colpo di delfino, semmai! Allora, i Turks, per caso, si sono fatti scappare il nome Sephiroth o dove stavano andando? Può darsi di sì e può darsi di no! Quanto è importante per voi? Non lo è affatto! Andiamo, Cloud! Un momento! Stiamolo a sentire! Dunque, secondo me possiamo diventare amici, voi che dite? Sì! Impegnandoci! No! Ottimo, vi darò le info che volete, a patto che... mi prendiate con voi! Perché? Sapete, è la prima volta che metto il naso fuori dal mio villaggio e subito incontro questo fenomeno di vecchietta! Ho 20 anni! Appunto, praticamente un rudere! Ho voglia di vedere il mondo e di fare tutte le esperienze possibili! Tipo imparare da un'esperta come si molla un cazzotto! Lei è brava anche a prenderli, cazzi... e i cazzotti! E dai, avanti! Che c'è di male? Voi fate un favore a me, io faccio un favore a voi! Ma sì, Tifa! Facciamole un favore! Bene, come vuoi, Cloud. Decisione tua. Ed è per questo, Cloud, che non sei più autorizzato a prendere decisioni del genere! No, ma piantala! Eravamo senza pista e Yuffie è la sola che può guidarci dove stanno andando i Turks! Amici? Ho trovato un sistema per superare quello Zolom. E Giacobbo!
Io direi che Yuffie è necessaria. Io direi opzionale al massimo. Proprio come quell'enorme uccellone laggiù. Andiamo a dare un'occhiata. Red, ragiona! Non abbiamo tempo per quell'enorme e inutile uccellone! E stop! Arrivati! Ma che c***o ci siete venuti a far, Porto de Junon? È una buonissima domanda. Io non lo so. Eccotene un'altra. Perché in questo villaggio c'è un cannone gigante che non si gira e non si alza? O dovresti annacchiare a quei bastardi della Shinra che ci governano. La Shinra? Vi? Governa? Te credo! Mo te faccio un'altra da domanda. Se vuoi sapere che c***o mi sarta in testa di venire qua, proprio voi che siete ricercati dalla Shinra! Aspetta, aspetta, aspetta! Tu mi vuoi dire che siamo ricercati dalla Shinra? Figata! Quant'è il conto delle vostre vittime? Sta per aumentare in modo considerevole. Perché ancora una volta Cloud ha fatto... Cazzate, giusto? Perché è colpa mia se l'unica pista per Sephiroth doveva passare da una base militare della Shinra. Tutta colpa mia, ho indovinato? Grazie mille, Cloud, mi hai risparmiato una sfuriata. Ah, quindi mi state a dire che pure voi state a cercare Sephiroth, eh? Mi sa tanto che se potevo dare una mano a vicenda. Oh no, non ci penso nemmeno ad accettare nella squadra un altro individuo femmina e minorenne. C'ho già abbastanza magagne col gruppo mio. E poi, dovunque me ne posso andare, c'ho sto amico mio, Mr. Delfino, che mi fa compagnia. Oh, Fico, te l'hai segnato il coito di Delfino? Ho capito. E oltre a lui ti tiene compagnia pure Mr. Anguilla Volante? Come Anguilla Volante? Mi fanno un odio i bambini! Bello il panorama da quel pulpito! Ah, stupendo. Ok, non avevo ancora avuto modo di usarle, ma proviamo con una... Grata! Bene così, Yuffie! Vedi, Barret, non è malaccio in battaglia! Yuffie, non mi ricordavo di averti dato una delle mie granate. Non me l'hai data, infatti? L'ho rubata! Hai rubato una delle mie granate? Sì, vedi, è che sono un filino cleptomane! Non riesco a smetterla di rubare! Penne, shuriken giganti, baci, materie... Di una cosa qualunque io la rubo! Cloud, questa vuole rubarci le materie! Cosa? Ma quando mai? Ma va là! L'hai appena detto tu che vuoi rubarle! Subito dopo, tra l'altro, averci confessato che sei una c***o di cleptomane! Ma sì, si scherza! E dai, e fatela una risata ogni tanto! Ehi ragazzi, sapete cosa fa morire dal ridere? Quel mostro ha le branchie, non gli serve l'acqua per sopravvivere! Si è scordato che gli serviva l'acqua per sopravvivere? Bel lavoro, squadra! Un mostro al tappeto e nessuno si è fatto male! Questa bimba si è fatta malissimo. Beh, è una vittima di guerra. Prima parlava di Sephiroth, dobbiamo fare qualcosa. Giusto, Cloud! Svuotiamole le tasche! Ti proibisco di derubare questa bimba priva di sensi! Uff, va bene, agli ordini, papà! Aprisci! Ma che t'è successo? Signore, temo abbia smesso di respirare. Provo con la respirazione bocca a bocca. Famo caguro io. Oh, mannaggia la zozza! Oh, grandioso. Adesso ci tocca farli secchi prima che dicano in giro che siamo ricercati dalla Shinra. Ma che stai a dire? Siete ricercati dalla Shinra? Cosa? Ma quando mai? Sta zitta, Yuffie. Mi sa che è meglio per voi se ve ne andate all'osteria. Aspetta, che il capoccia nostro sta pronto a scambiare due parole con voi. Altrimenti? Altrimenti vado a fare una certa soffiata alla Shinra. Oh mio Dio, ma lei ci sta ricattando! Consideratelo una specie di volontariato involontario. Purché lei non ci stia minacciando. Oh mio Dio, perché sei qui? Allora, siete stati voi a salvare Priscilla? Veramente l'ho salvata io, Priscilla. Sì, Cloud. Racconta alla signora come la tua bocca stava per salvare quella bimba priva di sensi. Mi riferivo a come mi sono lavorato quell'anguilla gigante, così suona pure peggio. Mi pare che ci avete avuto una giornata pesante. Ma io se vi riposate, domani il capoccio nostro ci avrà un lavoretto da affidarvi. E in cosa consisterebbe questo lavoro? Non ti preoccupare, è una cosa con cui avete una certa familiarità. Dovete far stirare i zoccoli a qualcuno. Oh, merda. Oh, mannaggia. Figata! Ci faremo un bel gruzzoletto insanguinato. Perché non abbiamo abbandonato Yuffie da quell'enorme uccellone? Quel posto sembrava troppo palloso! Il nostro nemico avanza, mio vecchio amico. La nostra unica speranza è che un giorno il fato ci porti degli eroi con la forza di opporsi alla Shinra! Ma oggi non è quel giorno. Oh,